Vorrei concentrare questa nostra chiacchierata sulle tre fasi che sintetizzano cosa fate. Partiamo dalla prima indicazione che voi date sul vostro sito. Ridiamo vita ai terreni abbandonati. Dunque, questa frase emerge dal nostro inizio, dall'avvio del nostro percorso, perché noi non avendo possibilità economica di poter acquistare i terreni, abbiamo avviato l'attività di Casa delle Agricolture andando a chiedere terreni abbandonati che nessuno coltivava più a persone del posto, persone emigrate fuori, anziani che non hanno più la possibilità di poterli condurre quei terreni in maniera autonoma come facevano prima. E quindi siamo partiti dai terreni che nessuno voleva, e quindi non da quelli preziosi, ma da quelli del margine, coltivandoli a cereali antichi. Abbiamo reintrodotto diverse colture sul nostro territorio, sia di grano, di farro, una sperimentazione di orzo, le popolazioni evolutive anche. E poi anche ad ortaggi, siamo andati a recuperare orticole, anche queste in via di estinzione, per non soltanto riprodurre i semi, infatti siamo anche presidio biodiverso della Regione Puglia per alcune colture, ma anche per rendere quella riproduzione motore di inclusione sociale. Quindi i terreni abbandonati sono diventati anche la metafora di un nuovo percorso che riporta al centro ciò che è al margine. La seconda frase invece dice generiamo economia sostenibile. L'approccio alla terra e il ritorno alla terra per noi che contadini non lo siamo mai stati, insomma non avevamo una formazione agricola prettamente insomma tale, è stata quella di riapprocciarci all'agricoltura e ai terreni attraverso un'agricoltura naturale. Quindi l'approccio biologico, biodinamico che abbiamo introdotto sui nostri terreni era condizione essenziale, perché noi riteniamo che l'agricoltura sia anche uno strumento per produrre salute e che il cibo sia anche uno strumento di democrazia da allargare soprattutto alle popolazioni meno abbienti e quindi alle fasce sociali che meno hanno. Non potevamo ritornare alla terra riproducendo quei canoni di agricoltura tradizionale con un abuso di fitofarmaci e di chimica agricola che sul nostro territorio ha portato a una desertificazione e a un consumo abnorme, appunto, di pesticidi e fitofarmaci di cui oggi paghiamo le conseguenze. Quindi l'approccio doveva essere assolutamente agricoltura naturale e ci siamo riusciti tra lo scetticismo generale. E poi c'è la terza frase, che dice rafforziamo vincoli di comunità. Noi operiamo in un paese di circa 1.000 abitanti, un paese che è in preda a un fenomeno di spopolamento avanzato, soprattutto da 2 decenni a questa parte. Abbiamo sentito il bisogno di ritornare alla terra anche per trovare un pretesto per restare. Ancora oggi non riusciamo a capire se la terra sia il fine o sia il mezzo di un processo di restanza che abbiamo posto in essere. Quello che però ci ha reso, insomma, in qualche modo protagonisti di un nuovo percorso di innovazione sociale e culturale è stato proprio un percorso legato a stretto giro e a doppia chiave alla nostra comunità, quindi la valorizzazione degli anziani, la valorizzazione dei migranti, la valorizzazione dei bambini o delle persone con disabilità. Quelle che sono tradizionalmente considerate fasce deboli per noi sono diventate il punto di forza del nostro percorso. Per poter però far tutto questo è stato necessario rinsaldare quei vincoli di comunità attraverso delle attività, anche rituali, come può essere la semina collettiva o come può essere l'infornare il pane e farlo insieme, insomma, alle signore del posto. In qualche modo ricucire anche la catena della trasmissione del sapere tra i nonni e i bambini, oppure far capire che i migranti beneficiari dei processi di inclusione sul nostro territorio sono portatori di culture e di conoscenze che possono essere fondamentali su territori che tra l'altro vivono un cambiamento climatico molto forte come sono quelli salentini, alle prese col disseccamento degli ulivi e quindi il ragionamento su nuove colture da dover introdurre e sulla base di quali saperi. Ecco, la pluralità che può portare in dote una comunità piccola ma molto variegata come la nostra, credo sia stato l'elemento principale di tutto il nostro processo che è partito dalla terra,
per arrivare alle persone forse anche in maniera inconsapevole. Però ecco, dopo tanti anni, credo che questo sia un punto a nostro favore. E quali sono invece le principali difficoltà che avete incontrato e che state incontrando in questo percorso di restanza che avete scelto e che state facendo? Allora, sono difficoltà di diverso tipo, innanzitutto strutturali. L'accesso ai terreni non è molto semplice, soprattutto in un territorio come il nostro in cui la proprietà è iperframmentata. Quindi reperire piccoli fazzoletti di terra e gestire piccoli fazzoletti di terra è davvero un'impresa immane. E quindi questo è una prima barriera strutturale al nostro percorso. Dall'altro lato c'è una barriera culturale. Perché da noi terra ha significato molto spesso sfruttamento. La generazione dei nostri genitori, ovviamente, insomma, come ultima, prima quella dei nostri nonni, è stata la generazione dei braccianti, dei mezzadri, per cui in tutte le nostre famiglie la campagna ha significato sacrificio e sfruttamento. Rendere consapevoli soprattutto le nuove generazioni che così non è più e che servono a dei processi rurali veri e propri, non prettamente agricoli, ma rurali in senso più ampio, competenze multiple, multidisciplinari, di cui molto spesso, insomma, sono portatrici le donne e soprattutto sono portatori coloro che studiano le materie più disparate, che possono essere il diritto come il giornalismo, come può essere l'enogastronomia, come può essere il turismo, insomma, tante cose da dover tenere insieme. Ecco, tutto questo è un terreno da dissodare, passatemi la metafora. Che però ci fa capire che ci sono delle barriere da dover sicuramente superare. Un'altra barriera è forse anche l'approccio che si ha alla nuova agricoltura. Non si possono mettere sullo stesso piano le medie e grandi imprese agricole con le piccole realtà giovani, emergenti sui territori rurali che già faticano a stare in piedi. E quindi la stessa burocrazia richiesta alle stesse realtà. Gli stessi approcci che pongono sullo stesso piano non possono far bene. L'egualitarismo non fa l'uguaglianza in questo caso e quindi noi fatichiamo il triplo, il quadruplo per poter stare a regime con tutto il resto. In territori, tra l'altro, marginali come i nostri, che soffrono di problemi di spopolamento come il nostro, che significano anche abbandono delle campagne e quindi mancanza di presidio a livello paesaggistico, contro gli incendi, contro gli abusivismi, appunto questo è un nodo da dover risolvere per tanti motivi e sicuramente appunto quello di capire che c'è un presidio culturale su questi territori, oltre che un presidio agricolo che possono insomma essere manifestati dalle nostre realtà, può essere una chiave di lettura per capire che bisogna differenziare i percorsi. Ti chiedo un'ultima cosa, quali sono invece i principali successi che avete ottenuto in questi anni di lavoro anche duro, come ci stai raccontando? Noi abbiamo avviato la nostra attività un decennio fa, ma siamo figli di un percorso molto più lungo che ci vede attivi da quando eravamo adolescenti e siamo ancora all'inizio. In questa prima fase abbiamo portato a maturazione non soltanto i campi, ma anche un mulino di comunità, il primo in Puglia, nato da una raccolta fondi unita a contributi anche istituzionali, in particolare della Regione Puglia, ma anche di Fondazione con il Sud, al volontariato di tantissime persone. Il mulino è diventato il punto di riferimento di una nuova generazione, che significa anche di anziani, non necessariamente nuova in termini appunto di età, che si è ritrovata appunto ad abbracciare un'idea di agricoltura diversa, che serve a stare insieme innanzitutto. Da quel progetto ne è nato un altro, che è quello dei patti di filiera insieme a piccoli agricoltori del posto, quindi i grani che a noi servono per rispondere a una domanda di mercato che abbiamo generato dal nulla, vengono tutti prodotti in loco piuttosto che acquistati all'esterno. Anche questo è uno strumento per stimolare il ritorno alle campagne e sottrarle all'abbandono. E poi dall'altro lato tenere insieme sempre il piano culturale e il piano sociale. Noi abbiamo avviato il vivaio dell'inclusione,
nel quale cerchiamo di valorizzare appunto il sapere degli anziani, dei migranti e cercare anche di valorizzare le potenzialità delle persone con disabilità nella riproduzione delle piante madri. E teniamo sempre presente che bisogna continuare a fare cultura e comunicazione sociale. Lo facciamo attraverso campagne di comunicazione, lo facciamo attraverso degli eventi che sono le semine collettive, lo spirito del grano, ma anche le cene di comunità o anche, soprattutto la Notte Verde che quest'anno è giunta alla decima edizione. Tutto questo costa sicuramente fatica e noi lo facciamo soprattutto da volontari, anche se delle persone hanno iniziato a lavorare e sono contrattualizzate con noi, ed era quello l'obiettivo che ci ponevamo sin dall'inizio, e lo facciamo tra tante difficoltà, ma indietro, insomma, impossibile tornare. Assolutamente. Grazie mille e buon lavoro.